Svolta sulle banche Veneto in crisi. Intesa San Paolo propone di acquistare per la cifra simbolica di un euro Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lo ha deliberato all'unanimità il consiglio di amministrazione del principale istituto di credito italiano. Saranno rilevate le attività dei due istituti, escludendo però i crediti deteriorati. Continua a essere alta la tensione a sinistra dopo lo scontro in Senato su Consip. Clima da resa dei conti fra PD e Articolo 1, che hanno nel mirino Luca Lotti, ministro di un governo che anche loro sostengono. Ironico Bersani: non ci hanno mai considerato parte della maggioranza, ma è bene che Gentiloni vanno avanti. Sullo sfondo il futuro delle alleanze nel centro-sinistra. Oggi e domani a Bruxelles, vertice dei leader dei paesi dell'Unione Europea. Al centro dei colloqui la sicurezza dopo gli ultimi attacchi terroristici, la difficile situazione dei migranti in arrivo nel Mediterraneo centrale e l'uscita del Regno Unito dall'Europa. Il presidente francese Macron rilancia sull'idea dell'Unione, che l'Unione Europea non sia un supermercato. La chiave per ripartire, dice, deve essere un'Unione che ci protegga. Arrestato in Portogallo Maurizio Tramonte, che era stato condannato in via definitiva all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia dopo 43 anni. Tramonte, ex militante della destra eversiva e ex informatore dei servizi segreti, aveva lasciato l'Italia in auto e si trovava a Fatima. L'altro condannato, Carlo Maria Maggi, la pena è stata commutata agli arresti domiciliari perché gravemente ammalato. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, potrebbe arrivare a soluzione una delle crisi bancarie che hanno affannato negli ultimi tempi la nostra economia. Sì, perché è arrivata una proposta di Intesa San Paolo per acquisire Veneto Banca e la Popolare di Vicenza. Vediamone i termini. Un euro per salvare le banche venete. Con un'offerta simbolica, Intesa San Paolo esce allo scoperto, apre uno spiraglio per il salvataggio di Veneto Banca e Popolare Vicenza, o almeno della parte sana dei due istituti già protagonisti di un primo salvataggio da parte di Atlante lo scorso anno. Ad alcune condizioni però, come l'esclusione dei beni deteriorati e soprattutto nessun aumento di capitale per non rischiare di intaccare la solidità patrimoniale del gruppo. Insomma, l'intesa, che è stata formalizzata ieri in un consiglio straordinario con il voto unanime degli azionisti, punta a rilevare le good bank dei due istituti veneti per integrarle al proprio gruppo a costi zero, senza impatti sul capitale né sui dividendi. La D Carlo Messina per la L'anno prossimo conta infatti di distribuire agli azionisti 3,4 miliardi di euro e lasciare quindi una bad bank con gli asset rischiosi e anche le cause legali delle due banche. Per portare avanti l'acquisizione, Intesa chiede una cornice legislativa certa che garantisca anche la copertura degli oneri e la sterilizzazione di rischi, obblighi e impegni comunque avanzati nei confronti di Intesa San Paolo per fatti antecedenti la cessione. Ora la parola passa al governo e all'Europa. Mediobanca vuole capire chi si farà carico della bad bank. Gli oneri del salvataggio cadranno sulle casse pubbliche e il Tesoro non vuole spendere più di 6 miliardi e mezzo, con il timore però che il conto possa salire ancora e che il Tesoro non riceva il via libera dell'Unione Europea all'operazione già al centro di un lungo braccio di ferro tra Bruxelles e la BCE, che ha messo a serio rischio 11.000 dipendenti e 1 milione di clienti. E a proposito di banche, ieri è arrivato il via libera praticamente all'unanimità, con sole 3 astensioni, da Montecitorio alla commissione di inchiesta che dovrà appunto studiare il nostro sistema bancario. Intanto resta altissima la tensione nella maggioranza fra Partito Democratico e gli ex del PD, Articolo 1, MDP. Ancora strascichi politici dopo il voto parlamentare sull'emozione per il caso Consip, soprattutto a sinistra. Il vertice del PD è indispettito con gli ex di Articolo 1 e la loro mozione, comunque respinta, che avevano presentato contro il ministro Lotti. Non solo, a largo del Nazareno non va giù l'attacco di MDP contro ciò che hanno definito il potere renziano e la tensione era salita talmente tanto che addirittura dai Dem era arrivata una richiesta di verifica di maggioranza, poi in parte rientrata.
Ora però Bersani ironizza. Almeno, spiega, dovranno invitarci ad una riunione. Non ci hanno mai considerato parte della maggioranza. Il Partito Democratico però rimanda la palla nell'altra metà del campo. Il problema è tutto di MDP. Sono loro che devono decidere se sostenere il governo o farlo cadere. Ovviamente in discussione ormai non sono più la maggioranza e il destino dell'esecutivo Gentiloni, quanto invece le future alleanze. Su questo terreno infatti è tattica. Se il PD punta ad isolare gli ex e a convincere Pisapia ad allontanarsene, usando l'argomento del livore dei bersaniani contro Renzi, il progetto di articolo 1 è speculare, impedire ogni possibile intesa futura con Forza Italia. Scotto infatti spiega, è successa una cosa semplice, Forza Italia, Verdini e il PD hanno votato insieme. Il tema della verifica è semplice, il PD guarda a destra o a sinistra, se deve salvare Lotti guarda a destra. Sulle questioni concrete, osserva il parlamentare di MDP, l'asse PD-Forza Italia è fortissimo. Intanto si avvicina la data del 1 luglio, quando Pisapia riunirà il cosiddetto campo progressista con articolo 1 a Roma, anche se comunque non chiude definitivamente la porta al PD. Il quadro è tutto in movimento, anche per effetto del turno dei ballottaggi di domenica prossima, che vedono spesso Democrat e bersaniani in coalizione. Il segretario Matteo Renzi evita infatti di intervenire nelle polemiche delle ultime ore e si limita a definire quanto è successo due giorni fa al Senato, uno show in Parlamento e sui giornali sul caso Consip. Prima o poi la verità verrà fuori, alludendo alla vicenda delle prove false contro esponenti delle istituzioni. E poi c'è la vicenda di Roma. Ieri il sindaco Virginia Raggi ha fatto una conferenza stampa di bilancio del suo primo anno in Campidoglio e poi ha parlato anche delle vicende, delle indagini che la riguardano e ha detto: io ho sempre agito in buona fede e Beppe Grillo mi incita ad andare avanti. È decisa a non mollare la sindaca di Roma. Nessun dubbio sul futuro del suo mandato. Sono tranquilla e ho agito in buona fede, dice. E perché? Lo chiede Beppe Grillo. Il giorno dopo la chiusura delle indagini nei suoi confronti, dove l'ipotesi di reato è abuso d'ufficio e falso per le nomine al Comune di Roma, Virginia Raggi convoca una conferenza stampa sul primo anno di amministrazione pentastellata e più avanti fa un riferimento anche alla sua vicenda giudiziaria. Ho sentito Beppe, mi ha incitato ad andare avanti e continueremo a lavorare. Grazie. Anche se ai vertici del Movimento 5 Stelle c'è un po' di preoccupazione, ma forte dell'appoggio di Grillo che lancia l'hashtag Roma Rinasce, l'inquilina delle Campidoglio elenca i risultati ottenuti. Dalle strade di Roma, mostrando il prima e il dopo, all'approvazione del bilancio in anticipo rispetto ai termini di legge, fino al progetto dello stadio al Tor di Valle. Ma è cosciente che molte delle azioni intraprese non sono visibili. La rivoluzione, spiega, verrà completata nei 5 anni della consiliatura. Siamo orgogliosi del lavoro fatto, stiamo facendo un lavoro radicale. Quindi ringrazio i romani per la pazienza necessaria. Stiamo facendo il massimo e se non è abbastanza faremo ancora di più. Ma non molliamo, perché è questo quello che ci hanno chiesto i cittadini. Quindi nessuna dimissione della Raggi, perché c'è un codice etico che lo prevede, dice, ma presto potrebbero arrivare quelle dell'assessore alle partecipate Massimo Colomban, chiamato lo scorso dicembre da Grillo e Casaleggio per aiutare la giunta. In una intervista al Messaggero, Colomban annuncia che potrebbe lasciare tra 3 mesi. La sindaca lo sa, sono stato chiamato per una missione, a settembre ritengo che il mio compito potrà dirsi esaurito. E poi c'è l'Europa, oggi e domani a Bruxelles, consiglio a 28 con i capi di Stato e di governo. Due i temi centrali, il terrorismo e naturalmente la questione migranti, sulla quale insistiamo molto noi italiani. All'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione Europea che inizia oggi a Bruxelles ci sono soprattutto migranti e terrorismo. L'emergenza umanitaria è quella della sicurezza. I leader dei 28 Stati membri chiederanno ai giganti del web maggiore collaborazione per arginare il fenomeno della propaganda online, all'origine di molte conversioni al jihadismo. Paolo Gentiloni ne ha parlato ieri nelle aule di Camera e Senato alla vigilia del vertice. Il Presidente del Consiglio ha chiesto all'Unione anche maggiore collaborazione sul fronte migranti per non lasciare sola l'Italia. Determinanti saranno le risorse per il programma di formazione della Guardia Costiera Libica, per i campi dei migranti in Libia e per far funzionare i programmi di ritorno assistito. Ma l'Italia chiederà anche di superare l'automatismo secondo il quale tutti i migranti che vengono salvati nel Mediterraneo centrale sono trasportati sulle sue coste, domandando che anche altri paesi della sponda nord dell'UE facciano la loro parte. L'edificio dell'Unione Europea deve cambiare, ha detto Gentiloni. Mi auguro che questa missione possa essere rafforzata dalla nuova leadership francese.
Emmanuel Macron, intervistato dal Corriere della Sera, spiega: l'Europa è un destino comune, non un supermercato. La chiave per ripartire è un'unione che protegga. Il presidente francese traccia la sua linea d'azione. Non si va a un vertice senza una posizione comune tra noi e la Germania, altrimenti l'Europa balbetta. Vorrei tornare allo spirito di cooperazione che esisteva un tempo tra François Mitterrand ed Helmut Kohl. Il vertice di oggi è a Bruxelles e intanto si sono appresi, proprio per quel che riguarda Bruxelles, nuovi particolari sull'attentato sventato alla stazione centrale dell'altra sera, dove è stato ucciso il terrorista che aveva con sé una bomba che serviva a fare strage, esplosivo e chiodi. È stata l'inesperienza dell'aspirante terrorista ad evitare una nuova strage di matrice jihadista a Bruxelles l'altra sera. L'uomo che voleva seminare la morte alla stazione centrale si chiamava Oussama Zeriou, 36 anni, era divorziato, con piccoli precedenti penali per droga, era di origini marocchine e da qualche tempo era diventato un simpatizzante dell'ISIS. Aveva realizzato la valigia bomba in un appartamento di Molenbeek, quartiere dove abitavano molti uomini del comando franco-belga che colpì Parigi nel novembre del 2015. Dove si nascondeva ed è stato arrestato Abdeslam Salah, che di quel comando faceva parte, e dove vivevano anche molti dei terroristi che hanno colpito all'aeroporto e alla metro 3 giorni dopo quell'arresto. In quella casa la polizia ha trovato elementi utili a costruire un ordigno. Nella valigia bomba Zeriou aveva piazzato dei chiodi. L'intento era chiaro: uccidere più persone possibile. La bomba è scoppiata senza fare danni. In questa foto si vede il momento dell'esplosione. Poi Zeriou ha cercato di aggredire un poliziotto, che però lo ha ucciso. Ciò che restava dell'ordigno è esploso per una seconda volta, gettando la gente nel panico. La stazione è stata evacuata, la vicina Grand Place si è svuotata, tutti coloro che si trovavano nei locali si sono chiusi dentro. La capitale è precipitata di nuovo nell'incubo del terrorismo. Solo ieri, in tarda mattinata, la stazione è stata riaperta, le tracce dell'esplosione lavate e i danni riparati. In questi giorni non si parla della sorte di al-Baghdadi, che secondo voci di provenienza russa sarebbe stato ucciso in un raid degli aerei di Mosca nei pressi di Raqqa. Si parla invece e molto di quello che è accaduto a Mosul, dove la moschea di al-Nuri è stata praticamente distrutta e ISIS e coalizione si rimpallano la responsabilità di questa distruzione. Ecco la foto che mostra la distruzione quasi completa della celebre moschea di al-Nuri a Mosul, la stessa dove Abu Bakr al-Baghdadi annunciò il 29 giugno del 2014 la nascita del califfato e del sedicente Stato Islamico, che poi in meno di 2 anni avrebbe conquistato metà dell'Iraq e della Siria. La devastazione è evidente, anche il minareto non esiste più. Secondo l'esercito iracheno sarebbero stati proprio gli uomini in nero a farla saltare in aria per evitare che fosse riconquistata dalle forze nemiche. Da mesi infatti a Mosul si combatte una battaglia casa per casa, ma in queste ultime settimane è iniziato lo scontro finale anche nella città vecchia, dove solo alcuni edifici sono ancora controllati dall'ISIS. Hanno distrutto tutto, è un altro grande crimine che hanno commesso, raccontano gli ufficiali iracheni presenti sul campo. Ma subito dopo Hamak, l'agenzia di stampa dell'ISIS, ha puntato il dito contro gli Stati Uniti. Sono stati i bombardieri della coalizione internazionale a raderla al suolo. Immediata la smentita di Washington. In quel momento non abbiamo effettuato nessun raid nell'area di Mosul in cui sorgeva la grande moschea, ha annunciato il portavoce della coalizione, il colonnello Ryan Dillon. Mentre continuano a mancare da mesi notizie certe su al-Baghdadi, secondo alcune fonti sarebbe nascosto in Siria, ma la scorsa settimana il governo russo ha parlato della sua probabile uccisione durante un bombardamento a fine maggio. Ieri mattina vi abbiamo raccontato della sentenza definitiva per la strage di Piazza della Loggia a Brescia 43 anni dopo quell'atto di terrorismo. Ebbene, Maurizio Tramonte, uno dei due condannati per quella vicenda, è stato arrestato di nuovo, si trovava all'estero, era in Portogallo, a Fatima. Ero qui per pregare. Maurizio Tramonte, 65 anni, ha spiegato così alla polizia portoghese la sua presenza a Fatima dopo essersi reso irreperibile da venerdì scorso. La sentenza della Cassazione che ha sancito la sua condanna definitiva all'ergastolo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia ha fatto scattare le ricerche per i carabinieri del ROS. L'ex militante della destra eversiva ed ex informatore dei servizi segreti, dopo aver raggiunto il Portogallo in auto attraversando Francia e Spagna
era pronto a far perdere le proprie tracce. Tramonte ha invece spiegato di aver intrapreso un percorso spirituale che lo aveva portato qualche mese fa anche a Lourdes. Tramonte nel 1974 aveva 21 anni ed era in Piazza della Loggia, a Brescia, quando scoppiò una bomba durante un comizio sindacale e antifascista. Adesso attende di essere estradato in Italia per scontare in carcere la sua condanna. Non andrà in carcere, invece, Carlo Maria Maggi, anche lui definitivamente condannato all'ergastolo. L'83enne, ex leader neofascista, è malato. La sentenza gli è stata notificata a casa, all'isola della Giudecca, a Venezia. Per Maggi, condannato come l'organizzatore dell'attentato, la pena è stata sospesa per motivi di salute dalla magistratura di sorveglianza e commutata in arresti domiciliari dalla Procura Generale di Milano. Maggi è paralizzato e non riesce ad alzarsi dal letto, secondo i suoi avvocati, che hanno già chiesto al Tribunale il differimento della pena. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Lombardia e ha detto sì al risarcimento a Beppino Englaro. La vicenda è quella del ricovero di Eluana, che è rimasta in stato vegetativo per 17 anni. La Regione non si fece carico del suo ricovero in una struttura sanitaria adeguata alla sospensione dell'alimentazione e dell'idratazione. È stato uno dei casi più discussi in Italia, nelle aule di tribunale e tra i banchi della politica. Il tema del fine vita è sensibile. Dopo molti rinvii, ad aprile è arrivato il primo via libera della Camera al testamento biologico, in attesa che venga discusso anche in Senato. Così ieri il Consiglio di Stato ha stabilito che Beppino Englaro dovrà essere risarcito di circa 133.000 euro da Regione Lombardia. La figlia, Eluana, all'epoca dei fatti aveva 21 anni, metà gennaio 1992, rientrando a casa dopo una festa in un paesino vicino Lecco, perse il controllo dell'auto colpendo prima un palo della luce, poi un albero. Quell'incidente le provocò lesioni e danni gravissimi sia alla spina dorsale sia al cervello. Da allora Eluana ha vissuto in uno stato vegetativo per 17 anni. La donna e la sua famiglia, visti i danni irreversibili, hanno chiesto più volte l'interruzione del trattamento, anche attraverso la giustizia italiana. Ci furono una serie di richieste respinte, ricorsi e sentenze discordanti, la vicenda diventò un caso politico. Nelle carte i giudici hanno scritto di come all'epoca la regione guidata da Roberto Formigoni avrebbe dovuto farsi carico del ricovero di Eluana in una struttura sanitaria adeguata per la sospensione della nutrizione artificiale, come richiesto dal padre e come disposto successivamente anche dai giudici della Corte d'Appello di Milano. La donna invece morì in una struttura di Udine nel febbraio 2009. Inoltre i giudici di Palazzo Spada hanno così confermato la sentenza emessa dal TAR Lombardo nel 2016. In una nota dell'assessore al welfare, Regione Lombardia, ha fatto sapere che provvederà a risarcire la famiglia della vittima. Siamo allo sport e parliamo di calcio. È andata molto male ieri sera alla Nazionale Under 21, che a questo punto rischia di saltare le semifinali di categoria. Abbiamo perso 3-1 con la Repubblica Ceca, sabato giochiamo con la Germania. Ma potrebbe non bastare anche una vittoria contro i tedeschi. Una qualificazione che si complica maledettamente. Il 3-1 subito dagli azzurrini per mano dei parietà della Repubblica Ceca appare ingiusto quanto esagerato nelle proporzioni. L'errore in apertura di Berardi, che si è fatto respingere un rigore in movimento, è stata la visaglia di una serata storta, proseguita con lo scivolone di Rugani che ha spalancato la strada a Travnik, sul cui tiro però Donnarumma non è apparso esente da colpe. Un vantaggio che non ha interrotto il filo logico dei ragazzi di Di Biagio, bravi ma anche imprecisi, e che hanno trovato nel portiere Resima un baluardo spesso invalicabile, esponendosi poi al rischio del contropiede. Assedio inizio ripresa verso l'area ceca alla ricerca del meritato pari, giunto grazie allo spunto personale di Berardi che, dopo l'ennesima respinta di Zima, ha insaccato di testa. L'innesto di Federico Chiesa ha regalato ulteriore linfa agli attacchi azzurri, peccato però che stavolta Petagna non sia risultato lucido sotto rete. Di contro, nel momento del massimo sforzo, è giunto l'1-2 micidiale dei nostri avversari sotto forma di altrettante precise conclusioni, con cui Havlik prima e Lufner poi hanno messo fuori causa Donnarumma, per una sconfitta che mette nei guai la nostra Under, cui neanche un eventuale successo sabato contro la Germania a 6 punti dopo il netto 3-0 sulla Danimarca potrebbe essere sufficiente per proseguire il cammino in questo europeo.
Ci fermiamo con le notizie fra poco. Paolo sotto corona con le previsioni meteorologiche. Subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono Francesco Boccia del Partito Democratico, Stefano Candiani della Lega Nord e poi c'è Marco da Milano dell'Espresso, Luigi Maratin che è un consigliere economico di Palazzo Chigi e ancora Lorenzo Pregliasco di Utrend.it e l'economista Riccardo Puglisi. Alle 13.30 la prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.